rendere il welfare locale più accessibile e più governabile. Questo è lo scopo del progetto Città Policentrica, che sviluppa un sistema informativo per il sociale che si propone di ampliare i canali di contatto tra amministrazione e cittadino, ridurre il divario fra istituzione e cittadini, migliorando sia i tempi di risposta e l'esigibilità dei servizi, informatizzare le procedure operative, la gestione amministrativa e il monitoraggio fisco-contabile delle attività poste in essere dall'amministrazione attraverso un processo di reingegnerizzazione che permette di semplificare, snellire e rendere più gestibile, efficienti e trasparenti le procedure. Il sistema informativo per il sociale, denominato SIS, mediante collegamenti telematici va ad interconnettere i diversi uffici della direzione e ne integra le attività, li collega con altri settori della stessa amministrazione o con enti terzi per condividere basi di dati e la gestione di procedure e fascicoli. Il sistema permette poi il collegamento e l'integrazione tra processi e attori nell'ambito di un macro processo e quindi di superare la frammentazione che caratterizza l'interlocuzione e la gestione del rapporto con la cittadinanza all'interno delle filiere di erogazione dei servizi. Il portale è uno dei componenti di questo importantissimo sistema informativo dei servizi sociali del Comune di Catania. Di fatto abbiamo lavorato un anno per progettare insieme all'amministrazione la digitalizzazione di tutti i servizi, quindi dalla presa in carico della richiesta di servizio alla definizione dei piani di assistenza individuale, alla gestione del servizio, alla rendicontazione e alla liquidazione. Quindi è una digitalizzazione interna che vede nel portale la rappresentazione esterna, quindi il punto di accesso ai cittadini e agli operatori del settore che potranno da lì avviare in modo digitale, quindi accedere ai servizi online e avere traccia dell'avanzamento del servizio richiesto in modalità online, quindi innovativa. Fermo restando che il portale mette a disposizione tutte le informazioni legate alle politiche sociali del Comune di Catania, anche la modulistica tradizionale per consentire anche l'inoltro e l'utilizzo dei servizi in modo tradizionale. A quali siti bisogna fare riferimento? Allora, oggi presentiamo lo stato di avanzamento del progetto, facciamo vedere di fatto che è stato completato il portale. Il progetto verrà rilasciato a ottobre, quindi a ottobre il Comune comunicherà l'indirizzo del portale ufficiale e quindi a ottobre i cittadini potranno utilizzare i servizi direttamente dal portale. Stamattina è stato presentato il web portal del processo Città Policentrica, progetto per garantire un accesso veloce e facile sia dei cittadini utenti sia degli operatori ai servizi sociali. Mettiamo in rete i servizi sociali, noi garantiamo in questo modo un accesso più semplificato ai cittadini per poter avere i servizi dovuti attraverso l'ufficio di solidarietà sociale, ma anche ci serve questo per fare un monitoraggio di quelli che sono i bisogni di questa città, perché noi pensiamo di poter costruire un welfare che sia più legato ai bisogni reali della città. Noi finora abbiamo un welfare che tradizionale. Credo che le necessità che ci sono oggi sono a più ampio spettro, noi dobbiamo guardare questo ampio spettro e dare risposte a pezzo per pezzo a tutti i bisogni che questa città ha. Sono quelli della povertà, che viaggia a livelli intorno al 20%, davvero inaccettabili, sono i problemi della disabilità, tantissimi disabili gravi che non possono accedere alla formazione, alla conoscenza e che hanno bisogno di assistenza alla comunicazione e all'educazione, sono i problemi della casa che sono davvero drammatici, voi sapete come l'emergenza abitativa è diventata emergenza sociale e poi c'è tutto il tema che riguarda il lavoro. Ci sono i fondi per risolvere questi problemi? I fondi, come sapete, sono sempre più piccoli, diciamo così. Allora dobbiamo saper scegliere, naturalmente senza lasciare nulla al caso, ma sapendo che dobbiamo guardare in modo diverso a questo spettro dei bisogni. Con un'altra questione, non c'è più possibilità solo dell'intervento pubblico. Noi abbiamo una grande rete del volontariato che rappresenta, lo dico sempre, una vera e propria rete di protezione. Noi dobbiamo, con una sinergia forte fra amministrazione comunale, assessorata al welfare e forze sociali e rete del volontariato, garantire che questa rete di protezione sia sempre più forte e si rammenda questo tessuto sociale che è assolutamente lacerato.